uno. Stiamo tagliando tutti gli ingredienti che fanno i rolls, quindi tutto tagliato molto fino, il più fino possibile, perché ovviamente nel rolls non c'è tantissimo spazio, quindi salmone, il tonno che avete visto prima, ma tagliato molto fino. Maga, what are we going to do with the shrimps? The shrimp, you're just gonna make them with a little butter and garlic. Spiega in italiano quello che hai chiesto. Sì, siamo... Ma do you want to cook it or do you want to make it raw? No. So, cucineremo insieme un po' di aglio e burro. Che cosa? Shrimp per chi non sapesse l'inglese? Che cacchio, una base, eh. Oh! I gamberi. Gamberi, shrimps, gamberi, maca. Gamberi. Fai gambas in spagnolo. Questo è il rito che stiamo per utilizzare. Aspetta, eccoci guys. Vedete, molto giapponese. Allora, California col Calrose Rice. Molto molto giapponese. E hanno comprato questa speciale birra chiamata Koshihikari Echigo Beer. Echigo, sorry. No, that's he's correcting my fake Japanese. No, you said it right. Guardate che bella. Vedete le persone lavorando nelle risaie. This illustration is so nice, right. So real. Esatto, risaie, exactly. So, non è un marchio commerciale, chiaramente, qualcosa di veramente high level. Grazie, Maka. Yuhu! Mauro, che ne pensi di questa birra che stiamo per bere? Non so. L'hai mai provata? No, non l'ho provata. Ok, so Mauro will tell us about this. Artigianale, quindi. What is this, Maka? Echigo? Echigo? Oh, it's a beer, huh? Oh, no, don't give me too much. I will share. Okay. Mauro, I want to know, voglio sapere che ne pensi di questa birra. Bravo Fred. Fred will tell us in English what he thinks about this beer and Mauro in italiano. It's crisp. It's like crisp. A breath of fresh air. It's really, I mean, it's cold because it's cold, but the aftertaste is almost even colder, if that makes sense. Nice. It's like refreshing. Mauro? Sembra una base di lager, quindi è una birra abbastanza liscia che va giù molto velocemente, però sì, è crispy. Vero, non so come dire in italiano crispy. Ok, faccio vedere di nuovo, nel caso lo trovaste in Italia o dove siete italiani. Sì. Questo è il wasabi che stanno usando. No, no, quello no? Non è potabile, abbiamo il wasabi fresco. Ah, no, com'è questo? Wasabi. Oh, scusate, questo. Wasabi fresco. Ok, that's the wasabi we're using. Yeah. Not this one for today. For the sashimi. Use that one for the rolls. Ok, la differenza, Mauro, quindi? Che quindi per il sashimi. Questo qua è per, esatto, questo qua. Utilizziamo quello fresco che è di più alta qualità, mentre ma per il roll. Ma questo qua lo usiamo stasera comunque, ma per i roll. Per roll. Ok. Insieme alla maionese. Che ho fatto vedere che è una veggie maionese in realtà. E insieme a... non so che cazzo sta cosa. Spicy kimchi. Scusateci, non siamo molto bravi e ferrati. Andiamo al ristorante giapponese quasi due volte, due o tre volte a settimana. 25. Questo è l'altra al qualità. Mese, scusate, due o tre volte al mese, Mauro. Sorry. Settimana. Hai ragione, ho sbagliato. Questa è l'altra qualità di tonno che abbiamo preso. Ok, facci vedere. Che non è un toro, ma è un haki grade, quindi non un tipo di tonno toro, ma un tipo di tonno leggermente più chiaro, con un controllo di sangue nel tonno più basso, immagino, però come vedete sempre un gran bel pezzo di tonno. Wow, grazie Mauro. A tra poco! Un altro pound and half. Ok, a tra poco.